Ben ritrovati amici di Como TV, vi presentiamo il nostro nuovo format, la prova del Como, in cui i giocatori del Como ci racconteranno soprattutto cosa gli manca di più della loro terra d'origine e ci diranno anche una loro ricetta tipica del loro paese e io proverò a cucinarla. E allora oggi il nostro ospite è Ciro Loreto. Allora Ciro, oggi insomma chiacchieriamo io e te perché in questi giorni in cui comunque l'abbiamo detto siamo costretti a rimanere nelle nostre case a causa dell'emergenza coronavirus, forse tu insomma che non sei di Como ma sei napoletano, giusto? Sì, sì, sono di Napoli. Sentirai magari ancora di più la mancanza della tua terra, dei tuoi cari e magari anche delle mancanze da un punto di vista della cucina culinaria. Cos'è che ti manca di più della tua terra? Fortunatamente ho abbastanza tempo per sentire i miei, ovviamente mi mancano molto. Diciamo che la situazione giù non è grave come qui, però c'è sempre ovviamente preoccupazione. Poi noi siamo di un paesino in provincia di Napoli dove ancora non sono arrivati i casi. Quindi ringraziando Dio. E il piatto che mi manca di più, come penso sia scontato, è la pizza, che è la cosa più buona di Napoli. Ecco, allora cerchiamo di capire insieme, perché come ho detto cercheremo di replicare queste che sono le ricette un po' tipiche della vostra terra. Com'è la vera pizza napoletana, quella insomma che non si sbaglia, è di Napoli e non si fa così? Cerca di descrivercela, io proverò a replicare naturalmente seguendo le tue indicazioni. Ovviamente non è semplice replicarla, cioè ci sono penso segreti e tradizioni che si portano avanti col tempo, ma la vera pizza napoletana è soffice, praticamente si scioglie quasi in bocca quando la mordi, mentre la crosta è molto più spessa rispetto alla base della pizza. E poi ci vuole tanta mozzarella, ovviamente, penso che cioè, queste sono le cose basi. Poi adesso per farla insieme, ma sarà molto importante. Esatto, allora proviamo a farla insieme. Dobbiamo dire, Ciro, naturalmente a chi ci segue, che essendo un momento particolare gli ingredienti non sono proprio quelli tipici o giustissimi, perché io in casa mia cosa ho la pasta pronta della pizza, naturalmente non sono riuscita a farla, fortunatamente ho quella, ho una mozzarella tra virgolette sbagliata, perché non ho quella della pizza ma quella normale, speriamo non perda troppa acqua e che vada bene lo stesso, no? Allora io inizio a farla, dammi dei consigli, metto l'olio qui, lo stendo okay, bene sì. Inizialmente mettiamo l'olio sì, sulla teglia in modo okay. Tale che non si attacchi la pizza. Esatto, ah io abbondo, no? Che dici? Sì sì, va bene. Allora magari poi facciamo così, lo stendo così. Bravo, bravo. Gli ingredienti sono quel che sono. Facciamo quel che okay. Ci riesce. Esatto, dai. Allora, vediamo un po'. Un po' attaccata. Ok. Vado, allora, come la... Sì, la maniglia. Dico che l'ho fatta anch'io una settimana fa e non avendo il mattarello ho fatto con le dita proprio come stai facendo tu. Così, sì, dai, è meglio secondo sì, me. Ci arrangiamo un po'. Sente più la pasta, eh? Sì, cerchiamo di occuparci. Senti, sì, ma ti volevo dire, tu tra l'altro vivi con Alessandro Gabrielloni, che è un tuo compagno, no? Sì, esatto. Adesso vi state tenendo un po' la compagnia. Sì, ci teniamo compagnia, ha studiato in questo periodo, è stato molto impegnato perché doveva fare la tesi per la laurea, mi sa che ha finito tipo due giorni fa se non sbaglio. Questa mattina si stava allenando, o non so adesso dov'è, nel caso dopo cerco. Perché sì, ma come vi siete scelti tra tutti i compagni? Da quanto vivete insieme intanto e poi come vi siete scelti? Sì, giochiamo insieme da... questo è il quarto anno. Noi giocavamo insieme anche al sud, alla Cavese, non so se la conosci come squadra, e già vivevamo insieme a quel tempo. Poi ci siamo separati per 6 mesi, dove lui è andato in C a Bisceglie, io sono arrivato qui a Como.
e a gennaio c'è stata la chiamata del Como per prenderlo e lui non ha esitato, ovviamente, ovviamente conoscendomi e chiedendomi qualche consiglio, e ci siamo ritrovati. Dura da un bel po'. È stato bello poi naturalmente ritrovarvi adesso naturalmente al Como. Senti, ma c'è qualcosa che non sopporti di lui, che magari specialmente in questi giorni ti sta pesando? È una cosa che non avevo mai notato, ma in 4 anni, ma cioè sono 2 settimane di follia quando fa le videochiamate, le chiamate, urla in un modo clamoroso. Perché lui dov'è? Delle Marche? Sì, delle Marche, di Iesi. Però parla anche un po' in napoletano, ormai l'ha imparato. Senti, lui sta preparando la tesi, ma cosa fai? Vi allenate sicuramente, l'abbiamo visto anche nell'altro format, in forma con il Como, vi tenete in allenamento in forma, però giocate anche magari alla PlayStation, cos'è che fate per non annoiarvi? Allora, in queste 2 settimane diciamo che mi ha un po' abbandonato Gabrieloni via di questa tesi. Perché non ho capito? Il secchione, sta studiando. Sì, ha studiato tutto il tempo, quindi sono stato un po' da solo. Probabilmente avevo amici online a giocare alla Play, quindi. O magari leggevo qualche libro, qualcosa così. Quindi bravo, allenamento, Play e libro passava il tempo. Cucinate anche? Sì, ci alterniamo. Magari io so fare qualche cosa, lui qualche altra. Andiamo avanti così. Poi dovete uscire anche voi a fare la spesa, chi è che esce, vi alternate? No, andiamo insieme, ovviamente facciamo tipo una spesa per tutta la settimana, quindi cerchiamo di andare una volta a settimana, dai, circa. Dai, ascolta, io intanto sto un po' allargando, ma devi dirmi un po' anche tu, secondo te la lascio un po' altina, no? Come pasta? Dipende come la preferisci, cioè in realtà quella napoletana è sottile, è soffice, però più sottile, perché... più sottile possibile, però va bene anche così. Più sottile possibile, tanto va bene. Non ci verrà mai come quella di Napoli. Sicuramente no. Ti ringrazio per la fiducia, ma comunque no, è vero. Hai ragione. La cottura del forno a legna. Dai. Senti, ma ovviamente sei tifoso del Como, no? Sicuramente, ma hai una squadra di Serie A, magari anche di Serie B, per cui hai una preferenza o per cui ti tifi? Buon napoletano, ovviamente, il Napoli. Napoli. Senti, come vabbè, adesso il campionato naturalmente un po' è fermo, purtroppo a causa di questa emergenza. Come hai valutato sia ad ora la stagione del Napoli e cosa pensi magari anche di Gattuso? Ti piace come allenatore? Ti è piaciuto questo cambio Ancelotti-Gattuso? Non lo so, perché mi ci ero affezionato ad Ancelotti, è comunque un allenatore che non si discute, però in questo momento della stagione c'era bisogno di più bastone che carota, quindi secondo me hanno fatto bene a prendere Gattuso, però i risultati diciamo che non sono quelli che ci aspettavamo. Anche perché quest'anno è stato un campionato un po' più aperto, cioè nel senso che non c'era la Juve a dominare tutte le partite ed era l'anno giusto per vincere questo campionato. Però lo sta facendo la Lazio, quindi sono contento lo stesso. Dai. Bene. Senti, per non arrivare a mezzanotte, inizierei a mettere la salsa, se no non si arrabbia moltissimo. Allora, guarda, cosa faccio? Vado a distribuirla, va bene? Sì, perfetto. Distribuisci per tutta la pizza, lasci il cornicione, vedi tu, la crosta. Ok. Ah, aspetta, bravo, metto un po' d'olio sulla crosta almeno, vero? Sì, in modo tale che cresce. Dai. Magari sì, bravo così. Filo. È che non era neanche tanta questa. Questo impasto. Ok. Metto la salsa. Senti, intanto ti volevo dire, a proposito di milanisti, ex milanisti, mi viene in mente che, per esempio, Gigio Donnarumma è uno che ascolta musica napoletana, neomelodica, e spesso comunque qui a Milano i suoi compagni lo prendono in giro.
sei anche tu uno di quelli che, allora, insomma, che ascolta questo tipo di musica? Sì, abbastanza, cioè nel senso dipende dai periodi, per esempio quando sento di più la mancanza di Napoli e familiari ascolto questo tipo di canzoni. Poi io vengo ascoltato principalmente dalla mia fidanzata, perché quando potevamo uscire e in macchina mettevo queste canzoni, e quindi diciamo che all'inizio mi sfruttiva, adesso ho imparato ad apprezzare e le ascolta anche lei. Però lei maggiormente ascolto tipo trap, queste cose così. Metto la mozzarella, l'ho fatta a pezzettini. Ah, bene. E la metto. Ascoltami, ma adesso voi con le vostre fidanzate, non so se anche Gabriello, insomma, ha una compagna, ma come fate? Non le potete vedere? No, inizialmente magari l'ho vista perché pensavamo fosse un po' più semplice la cosa, cioè non ci stavamo rendendo conto del pericolo. Ma adesso è da tipo 12 giorni che non la vedo perché lei è andata a casa sua e non può più muoversi, avendo anche comunque genitori un po' più anziani. E quindi sto vivendo abbastanza, cioè un momento di difficoltà. Immagino. Un momento di stallo. Beh, riuscite però in questa convivenza a organizzarvi tu e Alessandro con le ragazze? Avete una libertà? Non è fidanzato, però sì, ognuno c'ha la sua stanza. Ah, ok. Bene, bene. Gestiamo bene gli spazi. Gestite bene. Sì. Io vi faccio vedere un po' adesso, sperando che si veda. Cosa dici? Potrebbe andare bene? È un bellissimo aspetto. La vedi? Sì, sì. Ok. Allora, facciamo così, io la inforno. Dimmi un po', il forno sai come? Grazie. Mi sa che era tipo 200, 180. Io farei così e va bene, cioè ho pure l'opzione pizza, quindi metterei quella. Oh, e sì. Va bene, allora adesso la inforno e poi vediamo il risultato, mi darai un voto, va bene Ciro? Perfetto, grazie. Ciro, allora mi aspetto un tuo voto, sì Clemente, perché effettivamente a guardarla magari è buona, poi te lo saprò dire, però non è proprio la pizza tipica napoletana, cosa dici? No, l'importante è che poi a mangiarla è buona, quindi tanto non la deve vedere nessuno, quindi l'importante è quello. Il gusto, dai. Sì, l'importante è il gusto. Ad occhio do un bell'otto, perché sì, mi ispira molto, cioè avrei voglia di mangiarlo. Bene, sono contenta e ti ringrazio sulla fiducia, poi comunque vi dirò un po' come era effettivamente. Allora Ciro, grazie, volevamo salutare magari anche Alessandro, visto che l'abbiamo citato, sì, parlato anche di lui, per salutare. Vediamo cosa sta facendo il bombo. Così ti puoi dire come sono contenti che vi vedono un po' tutti e due. Ciao! Ciao Ale! Come stai? Tutto bene? Sì, oggi ci siamo allenati prima, cioè io... Bravissimi, fatelo anche guardando in forma con il Como, mi raccomando, eh? Sì, sicuramente. Ma che allora, fatto? Hai fatto che è? Quarantena? Che hai fatto là, che si vede là dietro, la pizza? Ho fatto la pizza, che dici? Ciro ha dato... Sembra bella. Dai. Secondo me è anche buona, eh? Ringrazio. Ce la fai a spedirci la notizia. Che non mangiamo la pizza. Cerco un corriere e cerco di spedirvela, dai. La rifarò e poi la mangeremo insieme in qualche prima o poi quando usciremo. Ragazzi, allora buona quarantena, mi raccomando, state in casa, divertitevi, fate gli allenamenti, studiate, giusto? Perché stai studiando tu, no? Stai preparando la tesi. Ho finito la tesi, non devo studiare. Bravo. Poi c'ho la proclamazione. Bravi, bravi, dai, la speranza di rivedersi presto e di rivedervi presto in campo. Ok, grazie mille. Ciao. Grazie a voi. Ciao ragazzi. Ciao.